Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sto in macchina e oggi andiamo a vedere come continua a funzionare il procedimento di vedere le YouTube e tutte le app sullo schermo della Kia Rio, nonostante ho aggiornato il sistema con l'aggiornamento del 2019. Quindi rifaccio rapidamente la procedura inserendo la penna USB, facendo i vari passaggi e installando le applicazioni. Andiamo sullo schermo. Ecco qua la versione software e firmware del 2019 e andiamo con il solito trucchetto, quindi su impostazioni, salva schermo, ok, l'orario 16:18. Perfetto, andiamo in tutte le applicazioni. Ok, queste sono tutte le applicazioni. Andiamo sul browser. Perfetto, e dobbiamo scrivere la famosa stringa. Qualcuno mi ha scritto dicendomi che non compare la tastiera e che gli ritorna indietro. Questo perché dovete aggiornare il sistema. Vedrete che con l'aggiornamento sia del 2018 che del 2019, quindi probabilmente voi avete il 2017, il problema della tastiera verrà risolto. Andiamo a inserire la stringa solita, che è file, due punti / storage / usb 0 / file punto apk. Ok, altra domanda che mi è stata scritta in molti di voi, mi hanno chiesto: io scrivo questa stringa, ma quando do ok non mi compare questa scritta qua. Ah, vedi, tra l'altro devo andare a sbloccare le impostazioni e non mi compare questa scritta là, ma mi dà nessuna e mi dà errore di connessione. Questo perché intanto attivo le origini sconosciute e riscrivo il file. Questo perché non avete messo il file che si chiama file.apk nella root, cioè nella radice, cioè fuori da tutte le cartelle dentro la penna USB, l'avete lasciato dentro la cartella. Invece no, o dovete spostare. Ok, perfetto, avanti, possiamo installare il file manager. Quindi vedete, anche con l'aggiornamento del 2019 ritorna tutto come prima. Possiamo cliccare su apri ed eccoci qua, andiamo sulla archiviazione, apk, e iniziamo a installare le applicazioni. Easy Touch, intanto faccio l'hotspot sul telefono, fra poco vi compare qua, mi compare la scritta che è stato connesso al wifi. Easy Touch è stata installata, installiamo questo. Ok, lo apriamo, lo mettiamo su automatic full. Ok, poi installiamo YouTube. Installiamo anche VLC. Il sound lo apriamo. Allora, su VLC dobbiamo solo andare su setting e hardware acceleration, diciamo full acceleration, perché abbiamo un hardware un po' datato, non recente. Allora andiamo prima su Easy Touch, che lo dobbiamo configurare. Ecco, Easy Touch, andiamo su Advanced Setting e leviamo Animation e Auto Height. Bene, questo è sistemato, così una volta che stiamo qua, eccolo qua. Ok, lo possiamo mettere dove ci pare. E bisogna ricordare di andare su Accessibilità, Easy Touch, e attivarla.
Ok, non funziona l'audio. Questo perché mi sono dimenticato di fare una cosa e la faccio subito. Media auto, wired, ecco. Bisogna mettere questa impostazione qui per l'audio. Andiamo a vedere il video di YouTube. Non bisogna stare sul radio, ma in media, ecco. Bisogna selezionare la pennetta USB e mettere in pausa. Ecco qua che, come vedete, si sente l'audio. Se non riuscite dovete fare il reset qua, mi raccomando. Proviamo anche VLC. Eccolo qua. Ok, perfetto. Ok ragazzi, questo era l'aggiornamento del video fatto qualche giorno fa per come far funzionare VLC, YouTube, il browser su un sistema come la Kia Rio. Funziona anche con l'aggiornamento del 2019. Rispondo brevemente alle ultime due domande che mi ricordo che mi sono state fatte, che è necessario per forza avere la penna USB inserita affinché si possa sentire l'audio di YouTube o di VLC, perché bisogna mettere la sorgente media, quindi un file MP3, in pausa e poi aprire l'applicazione. Un'altra domanda che mi è stata fatta: quando ci sarà un aggiornamento da andare a fare in officina, in concessionaria, bisogna disinstallare le app e c'è un video dedicato apposta, e così facendo potete andare tranquillamente in concessionaria a farvi aggiornare il vostro sistema di infotainment. Non correte alcun rischio. Mi raccomando, disinstallate tutte le app, compresa la cache. Ho fatto già un video, andatevelo a vedere. Ve lo metto comunque in descrizione. Se avete qualsiasi altra domanda, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto un dislike. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche che usciranno dei prossimi video. Seguitemi anche sui social Facebook, Instagram, IGTV e TripAdvisor. Qui da Potterino è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!